Cari figli, in questo tempo di grazia in cui l'Altissimo mi ha inviato a voi per amarvi e guidarvi sulla via della conversione, offrite le vostre preghiere e i vostri sacrifici per tutti coloro che sono lontani e non hanno conosciuto l'amore di Dio. Voi, figlioli, siate testimoni d'amore e di pace per tutti i cuori inquieti. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Innanzitutto pace ai vostri cuori e grazie alla Mamma del Cielo che è venuta ancora una volta, mandata dall'Altissimo, come ci dice nel messaggio, per indicarci ancora una volta la strada. Cosa ci dice con questo bellissimo messaggio di speranza? Che ancora una volta il Dio della Misericordia ha mandato la Madre, che è la nostra avvocata, la nostra interceditrice, ad amarci prima di tutto, perché con l'amore si ottiene tutto, e a guidarci sulla via della conversione, perché i primi a doverci convertire, e qualche volta dobbiamo ricordarcelo, siamo proprio noi. E poi ci dice che per convertirci occorre che facciamo dei piccoli sacrifici, che offriamo le nostre preghiere e i nostri sacrifici per tutti coloro che sono lontani e non hanno ancora conosciuto l'amore di Dio. Infatti dobbiamo ricordarci che ci sono ancora tante persone che, nonostante che ci vivono accanto, non hanno conosciuto Dio davvero. Lo hanno sentito nominare, hanno fatto delle esperienze vaghe, ma non hanno davvero incontrato quel Dio che ha toccato loro il cuore, ma non perché Dio non glielo abbia toccato, ma perché loro non lo hanno davvero accolto. Quindi, cosa poi conclude questo messaggio la Madonna? Dice: voi figlioli siate testimoni d'amore. La prima cosa che un genitore deve fare quando deve dare il buon esempio con i figli non sono le tante prediche, ma è l'esempio. Per cui ci dice: siate testimoni d'amore e di pace. Quindi la prima cosa che noi dobbiamo fare è vivere Cristo nella nostra vita, dimostrare a tutti che siamo di Maria, perché così possiamo far vedere con la nostra semplicità, con la nostra vita quotidiana, l'amore e la pace che noi abbiamo dentro di noi grazie al fatto che siamo di Cristo. E a chi dobbiamo testimoniarlo? A tutti coloro che hanno il cuore inquieto, perché chi non ha Cristo non può essere in pace, è inquieto. E poi ci ringrazia ancora una volta per aver risposto alla sua chiamata. Ma quante volte dobbiamo ringraziare noi, la Madre, per la pazienza, per l'amore che porta nei nostri confronti, per tutte le nostre cadute ripetute e che continuiamo a perpetuare mentre lei continua a prenderci in braccio, rialzarci e dirci: guardate che io sono qui con voi, cammino con voi, non vi preoccupate. Voi fate solo quello che io vi dico. Seguite Gesù, che lui è la strada maestra, e sarete salvi, sarete felici, sarete in pace, sarete nella gioia. Ecco, ancora una volta allora, grazie Maria, grazie per questa tua straordinaria e meravigliosa pazienza nei confronti dei tuoi figli. E ancora una volta chiediamo allo Spirito Santo di scendere su di noi, Spirito Santo che è sposo di Maria e che senza di lui non possiamo neanche respirare. Per cui vieni Spirito Santo, vieni per la potente intercessione del cuore immacolato di Maria, perché attraverso il cuore immacolato di Maria tu, Santissima Trinità, trionferai nei cuori di tutti i figli. Vi saluto, vi abbraccio, la vostra piccola matita del cuore.